A Roma e a Cagliari lo scontro tra regione e governo sulla vicenda Saremar Tirrenia è solo una notizia che non c'è, ma fonti autorevoli assicurano che ieri a Palazzo Chigi, in un vertice fiume, l'attacco alla flotta sarda è stato durissimo. Da una parte il presidente Capellacci, dall'altra i ministri Romani e Matteoli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, gli armatori che si candidano a rilevare la compagnia di Stato e il suo commissario D'Andrea. Tutti contro il progetto che decollerà il 15 giugno. Ecco Matteoli il 29 aprile a Olbia. La Regione ha preso un'iniziativa intelligente, calmiera i prezzi e naturalmente tranquillizza anche gli operatori, soprattutto gli operatori turistici per il periodo estivo. Poi vedremo quello che possiamo fare. Comunque è apprezzabile quello che ha fatto, oltretutto la Regione, potendolo fare anche per uno statuto speciale che ha. Ma ora la piccola Saremar rischia di compromettere un'operazione che vale almeno quanto all'Italia, sbarazzarsi di Tirrenia, decotta e indebitata, per consegnarla all'alleanza oggi nel mirino della Regione, alla quale lo Stato confermerà sovvenzioni da 72 milioni l'anno, la stessa alleanza che racconta del caro petrolio e che definisce le tariffe per la Sardegna in linea con quelle europee. Ma il governo insiste, Saremar che noleggia le navi e Tirrenia da vendere con le sue perdite sarebbero obiettivi incompatibili, ma Capellacci, che non dice una parola sull'incontro di ieri, avrebbe confermato durante l'incontro che l'operazione va avanti, rifiutando un'ipotesi alternativa. Stop alla Regione che diventa armatore in cambio di forti sconti sulle tariffe Tirrenia. Respinta la proposta, la tensione ora è altissima. Capellacci impugnerà il bando di privatizzazione della Tirrenia per conflitto di attribuzione con lo Stato, rivendicando parte della società e i contributi per la continuità territoriale che spettano alla Regione in base all'articolo sulle dismissioni statali. Lo scontro, insomma, è appena iniziato.